Buongiorno a tutti, io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Oggi ci occupiamo di mini impianti fotovoltaici per uso in campagna, ma anche per la barca o per il camper. In particolare vedremo come collegare un mini impianto fotovoltaico a un elettrificatore per recinti elettrici, utile per proteggere il nostro terreno dai cinghiali. In conclusione del video vedremo anche altri schemi di mini impianti fotovoltaici per svariati utilizzi. Venite con me. Siamo in campagna e dobbiamo proteggere questo piccolo orto dai cinghiali. Lungo tutto il perimetro ho sistemato un filo ad alta tensione. Questo filo sarà alimentato da questo elettrificatore per recinti elettrici marca Gemi, funzionante a 12 volt. Lunghezza massima del filo 5 km. Questi elettrificatori prevedono due poli, uno da collegare ai fili lungo la recinzione e uno collegato a terra. Ogni qualvolta l'animale con i piedi a terra toccherà la recinzione, prenderà una scossa di qualche migliaio di volt, fastidiosa ma non mortale. In un mio video precedente vi ricordo che ho realizzato io stesso un recinto elettrico. Se avete dimestichezza con l'elettronica, potete cimentarvi da soli in questa realizzazione. Il filo percorrerà tutto il perimetro da recintare attraverso degli isolatori fissati ai vari paletti della recinzione. Per aumentare l'efficacia del recinto è possibile far scorrere lo stesso cavo di massa lungo tutto il perimetro. Il polo di terra dovrà essere conficcato nel terreno attraverso un'apposita staffa metallica piantata nello stesso per almeno 30 cm. Questi elettrificatori 12 volt vengono venduti anche in kit con il filo ad alta tensione e i relativi distanziatori da applicare sui pali. Per alimentare questo elettrificatore per recinti possiamo realizzare un semplice impianto fotovoltaico composto da controller, pannello fotovoltaico ed una comunissima batteria da auto a 12 volt al piombo acido. Ma andiamo con ordine e passiamo in rassegna le varie componenti necessarie per realizzare questo mini impianto fotovoltaico in campagna. Questo è il pannello fotovoltaico 12 volt a bassa tensione, quindi per mini impianti fotovoltaici. Si tratta di un pannello da 100 watt di potenza. La potenza fa la differenza nel prezzo del pannello. In commercio si trovano una stragrande varietà di modelli, prezzi e wattaggi diversi. In generale considerate un costo di circa 100 euro per ogni 100 watt di potenza. Minore è l'irraggiamento solare che avete a disposizione, maggiore dovrà essere la potenza necessaria per ricaricare la vostra batteria. Esaminando le caratteristiche di un pannello da 100 watt policristallino classico, possiamo vedere che questo fornisce una tensione di 19 volt con la massima solarizzazione ed una corrente di 5,23 ampere. Moltiplicando questi due parametri tra loro otteniamo la potenza di 100 watt. Tradotto vuol dire che questo pannello riuscirà a ricaricare una batteria da 50 Ah completamente scarica con circa 10 ore di esposizione alla massima solarizzazione. E siccome le ore di sole sono sempre poche, è importante scegliere un pannello il più potente possibile per garantirci una ricarica immediata della nostra batteria. Nel mio impianto specifico, questo pannello è stato posto su un alzalastre per cartongesso per poterne variare l'inclinazione durante i vari periodi d'inverno in cui il sole cambia la sua inclinazione. Considerate le elevate correnti in gioco, per il collegamento di questo pannello al controller si dovranno utilizzare dei fili elettrici dello spessore di almeno 6 mm quadrati, di quelli normalmente utilizzati per realizzare le linee principali degli impianti elettrici casalinghi. Questi due fili entrano nel controller fotovoltaico entrata a pannello per essere trasformati nei 12-13 volt necessari alla ricarica della batteria dal regolatore di carica per pannelli solari. Il modello CM3024 permette di gestire i diversi parametri. Ha una corrente massima di 50 A e può essere utilizzato anche con due batterie da 12 volt collegate in serie per avere i 24 volt. Accetta infatti in ingresso dei pannelli solari con tensione massima inferiore a 50 volt.
Oltre a poter programmare tutte le tensioni di fine carica, di interruzione della scarica e di mantenimento della carica, attraverso il suo display è possibile monitorare la tensione della batteria, la temperatura della batteria attraverso apposito sensore collegato al connettore, la corrente di carica del pannello solare, la corrente di scarica fornita al carico e l'energia accumulata e dissipata. Oltre a tutte queste funzioni è presente all'interno un timer che consente di programmare l'accensione del carico in uscita ad intervalli predeterminati da 0 a 24 ore. Per utilizzare questa funzione timer, chiaramente sarà opportuno collegare il carico DC, nel nostro caso l'elettrificatore per recinti, all'uscita a carico. Bene, a questo punto passiamo al terzo elemento necessario per questo impianto, cioè la batteria auto 12 V. Si tratta di una comunissima batteria al piombo acido da 12 V 52 Ah, che fornisce la corrente al nostro impianto. Potrete utilizzare in questo caso anche una vecchia batteria perché comunque l'assorbimento dell'elettrificatore è abbastanza basso, dell'ordine di qualche ampere, quindi anche una vecchia batteria potrà essere utile nel nostro caso. Ovviamente l'elettrificatore potrà essere utilizzato anche con un alimentatore 12 V e quindi collegato alla 220. Vi ricordo che questi elettrificatori hanno una tensione di 10.000 V che risulta non mortale, ma pur sempre fastidiosa non solo per gli animali ma anche per gli uomini, quindi evitate di toccare questi fili elettrificati. Se acquistate il kit, verificate bene il filo in dotazione che possa coprire tutto il vostro fabbisogno. Sebbene siano protetti dalla pioggia con grado IP66, vi consiglio di riporli comunque in un contenitore per prolungarne la durata nel tempo. Vediamo in dettaglio questo elettrificatore. Oltre all'ingresso batteria 12 V abbiamo un filo di terra che andrà fissato con una palina e il filo positivo che andrà collegato ai pali della recinzione lungo tutto il perimetro da proteggere. Vediamo come collegare queste quattro componenti tra di loro nel nostro impianto fotovoltaico. Innanzitutto colleghiamo al centro del controller la batteria 12 V. In questo caso la batteria ha una tensione di circa 13 V. Quindi andremo a collegare il pannello fotovoltaico, che in questo momento ha anche egli una tensione di 13 V visto che il sole se n'è andato. In presenza di forte insolazione questa tensione raggiungerà i 19 V come previsto dal datasheet del pannello. Va da sé che se avete un terreno con poca esposizione solare dovrete scegliere un pannello di wattaggio maggiore per compensare le inevitabili ore di ombra della vostra zona. Nel mio caso specifico ho collegato il mio elettrificatore per recinti direttamente alla batteria per avere una elettrificazione costante. In questo modo il mio terreno è protetto durante tutto il giorno. Il lampeggio del LED ci conferma il buon funzionamento del dispositivo. Un LED rosso ci segnala la batteria che si sta scaricando. Da notare i distanziatori fissati sui pali. Come accessorio vengono vendute anche delle molle elettrificate anch'esse per realizzare dei cancelli mobili. Tramite apposite maniglie potrete aprire il passaggio al terreno senza prendere la scossa. Bene, vediamo quali sono i parametri da impostare per questi controller fotovoltaici in base alla batteria a disposizione. Per una batteria 12 V al piombo abbiamo le seguenti tensioni: 13.7 V, tensione massima di carica dove scatta quindi il mantenimento, 10.7 V la tensione alla quale viene scollegato il carico in uscita dal controller per salvaguardare la batteria, 12.6 V la tensione di ricollegamento del carico. Queste tensioni sono ampiamente programmabili dall'utente, ma il controller, vi ricordo, è studiato per batterie al piombo acido. Per batterie al litio dovrete usare un diverso controller specifico. Per verificare il funzionamento ad alta tensione di questi fili per recinti elettrici trovate in commercio come accessori anche dei tester per la verifica della presenza di alta tensione. Personalmente ritengo superfluo questo strumento.
Viceversa, è importante controllare periodicamente che non ci siano fili d'erba che toccano i fili dell'alta tensione per evitare che l'impianto si scarichi a terra consumando maggior corrente dalla batteria. Per questo dovrete usare regolarmente il decespugliatore oppure anche del diserbante. Bene, una volta chiarito l'impianto fotovoltaico per il recinto elettrico, a conclusione di questo video vi illustro alcuni esempi di schemi elettrici di piccoli impianti fotovoltaici che vi possono essere utili in campagna, tutti disponibili sul sito vtel.net. In questo caso abbiamo un semplice impianto fotovoltaico con collegato in uscita un sensore PIR per comandare un faro LED 12 V. Il sensore infrarossi attiverà il faro LED ogni qualvolta rileverà un intruso nel vostro terreno. In quest'altro schema abbiamo una pompa 12 V per irrigazione collegata tramite un relè ad un timer che ci permette di gestire i tempi di irrigazione. Se avete il controller CM3024 potete omettere il timer in uscita. Collegata alla batteria abbiamo anche un inverter 220 V per piccoli carichi di piccola potenza. In quest'altro schema invece possiamo, utilizzando delle spine prese tradizionali, alimentare delle lampadine 12 V per illuminare il nostro terreno oppure anche semplicemente delle prese auto tipo accendi sigari per alimentare dei caricabatterie anche per PC. Per queste prese dovremo avere l'accortezza di collegare tra loro i due poli estremi per evitare che l'inversione di polarità invertendo l'ordine della presa. Inoltre dovremo porre delle etichette per indicare che si tratta di una presa da 12 V e non da 220 V. Come ultimo schema vediamo un impianto fotovoltaico per camper, dove abbiamo due batterie, l'una del motore per l'accensione e l'altra dei servizi. Queste due batterie sono ricaricate tramite un parallelatore di batterie che attiva la ricarica della batteria motore solo in via residuale quando è stata caricata la batteria dei servizi. Se non volete acquistare il parallelatore di batterie, potete acquistare un controller fotovoltaico cosiddetto duale che gestisce queste due batterie primaria e secondaria del camper. Per concludere, vi ricordo che potete collegare due pannelli fotovoltaici in parallelo per ottenere una maggiore corrente ed in serie per ottenere una maggiore tensione, magari da fornire ad una batteria da 24 V. Vi ricordo che per realizzare una batteria da 24 V basta collegare in serie due batterie da 12 V. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, se è così mi raccomando like, e le mie vacanze sono finite, quindi vi aspetto qui con nuovi interessanti video sul nostro canale. Grazie e arrivederci a tutti.